il benvenuto all'ingegnere Federico Zanotti, amministratore delegato del gruppo Battioni Pagani, leader mondiale nella nicchia delle pompe rotative a palette per il vuoto. La conosciamo, ingegnere, come una persona molto impegnata a sviluppare il proprio gruppo e quindi vorrei iniziare chiedendole come lei concepisce la strategia della sua impresa, come lei la condivide al proprio interno. I tre pilastri fondamentali della nostra strategia sono: uno, l'accesso al mercato, quindi al fianco dei nostri costruttori, i costruttori di mezzi dove le nostre pompe vengono montate a bordo, dei distributori del prodotto e dei clienti finali. Inoltre dobbiamo avere un grande presidio di quello che è lo sviluppo di nuovi prodotti attraverso un continuo processo innovativo, quindi prodotti a più elevate prestazioni e costi inferiori per il mercato, e questa innovazione può avvenire sia per linee interne ma anche per linee esterne attraverso partnership con altri costruttori. E in terzo luogo con un controllo costante di quello che è il processo produttivo e il processo di approvvigionamento nella supply chain, in modo tale da poter garantire una consistenza della qualità del prodotto nel tempo. Parliamo ora di produttività, un fattore nel quale l'Italia è rimasta indietro negli ultimi anni, come lei ben sa. E quindi vorrei chiederle come lei assicura che le cose siano fatte bene e che le risorse impiegate abbiano l'adeguato ritorno. Tutti i processi aziendali sono gestiti attraverso delle procedure e sono misurati e sono presidiati in modo tale da avere il controllo della situazione sia da un punto di vista produttivo che lato approvvigionamento, in modo tale da poter garantire la massima qualità e la consistenza di questa qualità nel tempo. Un altro aspetto rilevante è quello relativo alle risorse umane e in particolare i suoi manager. Quindi vorrei chiederle come lei intrattiene i rapporti con i suoi manager, appunto, come lei li misura e come li motiva. Guardi, io sono fermamente convinto che l'azienda è le sue persone e quindi la capacità dell'azienda di attirare talenti può solo garantire il successo dell'azienda. Io gestisco un team di manager giovani che crescono con l'azienda e che vengono incentivati attraverso un meccanismo di management by objectives. Quindi sono degli obiettivi individuali o collettivi, che sono qualitativi o quantitativi, ma comunque misurabili in modo oggettivo. Posso chiederle, per concludere questa nostra conversazione, sulla base della sua esperienza, quale valore lei ritiene che la consulenza di direzione possa dare oggi alle aziende italiane? Ma io ritengo che la consulenza di direzione abbia il grande vantaggio di poter vedere l'azienda dall'esterno a 360 gradi e non con i paraocchi di coloro che, vivendola giornalmente, sono occupati dall'attività operativa. E inoltre abbia la possibilità di fornire delle competenze specifiche che a volte non sono così chiare e identificabili all'interno dei manager dell'azienda. La ringrazio per aver condiviso con noi le sue esperienze e le auguro di continuare con il successo nella sua azienda. Grazie.